Quest'opera è stata resa possibile grazie all'avvento di McDonald's, che ha scelto Sala Gonzelina come punto di apertura rispetto ad un altro posto del territorio. Grazie a loro e alla nostra tenacia, perché ci sono state all'inizio degli scontri, degli abbandoni anche da parte loro, dove non credevano più nella città di Sala Gonzelino come investimento, però noi siamo riusciti, siamo stati bravi tutto assieme, e ringrazio tante e tante persone che ci sono state dietro a farli restare. Grazie a loro ci sarà un recupero di un'area di 18.000 metri dove sorgerà un grande parco giochi del verde attrezzato, un centro polifunzionale, un rifacimento di strada, dei semafori canalizzati, tutto questo all'intero servizio della comunità. Verrà un parco con degli attrezzi anche per chi vorrà fare sport all'aperto, degli attrezzi fitness. Ci sarà una pista ciclabile a due corsie dove ognuno può fare la sua attività sportiva. È un'opera abbastanza importante anche in termini economici, perché penso che un'opera del genere negli ultimi 25 anni o 30 non sia stata realizzata a Sala Gonzelina da un privato. Quello che ci ha spinto a fare questo non è la sola cosa economica, perché l'imprenditore non la fa un'opera del genere, non è un'opera da un imprenditore, ma è un'opera da un visionario e da un lavoratore, perché è stata fatta soprattutto perché resti negli anni e le persone si ricordino di chi ha fatto una cosa del genere per l'intera collettività e l'intero Vallo di Diano. Per noi oggi veramente è un segnale importante, non solo da un punto di vista economico, ma anche da un punto di vista sociale. Con questa prima giornata che segna l'inizio di una nuova era, di una nuova epoca, l'apertura del McDonald's qui a Sala Gonzelina, e quindi ringraziamo soprattutto la società, la multinazionale americana che ha creduto nel nostro territorio, ma questo è anche segno che è un territorio ancora vivo ed appetibile, quindi è un territorio economicamente molto vivo. Questo a me fa tanto piacere, io l'ho sempre sostenuto, pur tra tante difficoltà Sala Gonzelina ha dimostrato di essere sempre, sempre vivo. Dobbiamo ringraziare naturalmente la famiglia Spolzino, il privato, tutti i tecnici, sia dell'ufficio tecnico che i tecnici privati che si sono impegnati. L'amministrazione, la parte politica ci ha messo del suo nel cercare di accelerare quanto più ciò che era nelle proprie possibilità per cercare di raggiungere il risultato, che è quello del rilascio dell'atto da cui poi parte tutto il resto. Io naturalmente sono anche contento che quest'atto è stato condiviso a livello di consiglio comunale, quindi da tutti i rappresentanti del popolo, perché credo che quando si parli di queste opere strategiche sicuramente debbano essere condivise da tutto. Questo è un punto di riferimento non solo per Sala Gonzelina, non solo per il nostro territorio del Vallo di Diano, ma credo che il McDonald's possa essere un volano per tutti gli altri territori. Qui sicuramente verranno da territori limitrofi anche dalla Basilicata. Questo potrà significare, al di là di quella che è la creazione di tanta manodopera all'interno di questa attività, anche un indotto che come statisticamente e scientificamente dimostrato in altri territori potrà portare l'apertura di tante altre attività. Io credo che attraverso un'azione sinergica comune di tutta l'azione politica, di quella gestionale tecnica e anche dei cittadini, sicuramente noi potremo avere un futuro diverso per i figli di questo territorio, perché credo che si parli tanto di emigrazione, ma credo che anche attraverso l'apertura di questa attività sicuramente si potranno creare tante nuove basi per nuove famiglie che si potranno creare all'interno del Vallo di Diano.